siamo andati un po' indietro nel tempo, a quando il Palermo faceva tremare le grandi, a quando il trequartista, il numero 10 sulle spalle, lo aveva un grandissimo interprete, un grandissimo calciatore come Lamberto Zauli. Ciao Lamberto, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti, ciao, buon pomeriggio. Allora, hai avuto modo di dare un'occhiata al Palermo di De Zerbi contro la Juventus? Ti chiedo subito se l'atteggiamento, l'autorevolezza, la personalità e anche il gioco della squadra ti ha un po' stupito. No, beh, è chiaro che è tutti quelli che si aspettano, nel senso che De Zerbi è arrivato con grande entusiasmo, un ragazzo che è all'esordio in Serie A, ha dimostrato a Foggia con una grande società e una grande squadra, però ha dimostrato di dare una grande condizione alla squadra, una grande autostima alla squadra, una grande identità alla sua squadra, e questo lo sta facendo anche in brevissimo termine a Palermo, perché a prescindere dai punti che sono arrivati, il Palermo dà la sensazione di credere in quello che fa, e quindi penso, da ex giocatore, che sia tra le cose più importanti. Quindi oggi penso che i giocatori del Palermo abbiano la consapevolezza di potersi giocare per vincere un po' tutte le partite, e questo penso sia l'ottimo lavoro svolto da De Zerbi. Ecco, tu sei ormai un allenatore, Lamberto, e certamente quello che più ha colpito in positivo, visto che era stato presentato come un allenatore iperoffensivista, integralista, il 4-3-3 e via discorrendo, è stata la sua capacità di focalizzare subito le caratteristiche di questo organico e di disporre un attimino il suo modulo, no, principe nel cassetto, per adattare questa sorta di 3-4-2-1 alle caratteristiche dei calciatori a sua disposizione. Ecco, una maturità tra virgolette non comune, che forse ha fatto la differenza in questo avvio. Sì, beh, io penso che la capacità per valutare un allenatore sia proprio quella, nel brevissimo termine, cercare di capire dove poter dare più certezze possibili alla propria squadra. De Zerbi in questo momento ci è riuscito, la squadra, come ti dico prima, crede in quello che fa, a prescindere se poi scenda in campo col 4-3-3 o col 3-4-2-1, ma penso che questa sia la cosa veramente più importante. Adesso io non seguo nella quotidianità al Palermo, non sappiamo, non so se quello che ha fatto vedere con la Juve come modulo intendo sia quello che porterà avanti in seguito, oppure è stato soltanto un modo per andare a affrontare il 3-5-2 della Juventus. Però a prescindere questo, la cosa positiva che anche tutti i tifosi hanno apprezzato è questo fatto, questo coraggio che la squadra oggi ha e questa autostima per poter andare a vincere una partita anche contro la Juventus. Sì, assolutamente, atteggiamento, equilibrio, sfrontatezza e qualità della manovra. Ecco, se manca qualcosina a questa squadra, forse un po' di profondità, un po' di concretezza. Calcia troppo poco questo Palermo rispetto alla mole di gioco che produce, da quanto hai visto fino adesso? Ma adesso contro la Juventus calciano in porta, contro la porta della Juventus calciano poco anche squadre molto più blasonate e molto più forti, quindi lascia il tempo che trova, rimane la grande prestazione, il grande coraggio, la grande organizzazione della partita con la Juve, poi le statistiche di questo scorcio di campionato di De Zerbi, insomma, non è giusto neanche valutarlo, lo valuterete soprattutto con più partite dentro. È chiaro che quando una squadra vuole cercare, come lui propone spesso, un calcio propositivo, ha bisogno di giocatori d'attacco con velocità, con attacco della profondità, quello è normale che serva un po' a tutte le squadre, quindi ci vuole lavoro, ci vuole pazienza, ci vuole tanto di tutto questo, però piano piano sono sicuro che il Palermo arriverà a trovare anche questo risultato. Allora, Posavec, tra i protagonisti assoluti di questo avvio di campionato, ecco, Zamparini si è battuto strenuamente per difendere la legittimità del posto da titolare di questo giovanissimo portiere, insomma è un ruolo estremamente delicato, focale, c'era grande timore, grande scetticismo, fino adesso ha avuto ragione il presidente. Io non devo difendere il presidente, che oltretutto saranno 15 anni che non sento, però nella sua carriera da presidente qualche volta ci ha indovinato, in maniera grossa. Io penso che sia un presidente molto presente, che chiaramente come tutti ogni tanto sbaglia, però ci mette sempre la faccia, fa grandi investimenti su giocatori giovani, insomma la storia di Zamparini è lì davanti agli occhi di tutti.
Quest'ultimo ragazzo è un altro ragazzo che veramente, oltre alle parate, dimostra di stare in porta con grande sicurezza e personalità. È quello che si nota di più, è quello che fa capire che se continua così potrà diventare un grande portiere. Ecco, Alino Diamanti è arrivato qui certamente nella fase finale, per così dire, della sua carriera, ma è come una sorta di scommessa. Zamparini lo ha responsabilizzato, De Zerbi ha dato la fascia di capitano, prenditi sulle spalle questa squadra col tuo carisma, con la tua qualità, con la tua classe e conducila alla salvezza. Ecco, può essere l'uomo giusto in questo senso? Ma sicuramente è un ragazzo che ha fatto tanto, si è fatto la gavetta, è arrivato in nazionale, quindi è andato in Cina a guadagnare un sacco di soldi. Ma io l'ho visto veramente dentro la squadra, nella partita con la Juve ha giocato a tutto campo. È chiaro che, come è normale per tutti, è stato che si può perdere un po' più di brillantezza, un po' più di velocità, ma alle geometrie del calcio, del calciatore importante, io penso che ha fatto bene De Zerbi, ha fatto bene la società ancora a puntare su di lui, perché la sua qualità e il suo carisma potranno sicuramente dare una mano a tutti, visto e considerato che dentro il Palermo ci sono sempre tanti tanti stranieri, quindi avere qualche italiano importante penso sia sempre molto molto importante anche per questi ragazzi che arrivano da fuori. Umberto, ti faccio una domanda difficile. Ecco, da allenatore, c'è qualche giovane in questo Palermo che ti piacerebbe forgiare, allenare? Insomma, ne abbiamo visti diversi tra Balog, Scialla e Bentivegna. Ecco, qualcuno ti ha rubato l'occhio? Ma non è una domanda cattiva, insomma. No, a me fa piacere che Palermo, e per ritornare un po' al discorso di prima, nel senso che il Palermo da sempre ha investito in questi giocatori, spesso anche stranieri, che nessuno conosce, quindi arrivano sempre col grande scetticismo, anche a volte pagati un po', no? E poi tutto sommato spesso risultano anche grandissime scommesse vinte. E quindi adesso sta De Zerbi, che è stato un ottimo giocatore, un ragazzo intelligente, la società ha dato in mano a lui, oltre a quello di ottenere risultati, anche nella crescita di questi ragazzi. Io penso che questo binomio, oltretutto è arrivato anche un direttore molto bravo, Fagiano, che in questi anni ha fatto molto bene, uno che conosce molto bene il calcio, le dinamiche, quindi si sono creati tutti i presupposti per far crescere anche questi giovani nella maniera migliore. Umberto, come immagini una tua convivenza con Maurizio Zamparini nei rispettivi ruoli, tu allenatore sulla panchina del Palermo e lui presidente? Perché De Zerbi è uno che non scende a compromessi, insomma ha dimostrato subito grande personalità, grande fervore nel sostenere le sue idee, però insomma è chiaro che i consigli presidenziali o comunque il confronto anche dal punto di vista tecnico col presidente a Palermo è un must. Ma io penso che questi confronti ci siano un po' dappertutto. Io penso che un presidente che investa tanti soldi abbia il dovere, il diritto, no, di fare una chiacchierata di calcio col proprio allenatore, ma questo non vuol dire che poi l'allenatore non debba portare con convinzione le proprie idee. E questo succede a Palermo, è chiaro che poi a Palermo più che in altri posti il risultato fa veramente la differenza, perché si può essere bravi, e lì penso che siano passati veramente negli ultimi anni forse tra tutti, tra i più bravi di tutti, eppure a volte sono passati anche per poco tempo, però questo è un binomio importante. Io penso che De Zerbi abbia l'intelligenza per confrontarsi con Zamparini, ma perché penso che sia giusto così. È chiaro. Sorrentino, Girardino, Maresca, Vasquez non fanno più parte dell'organico rosanero, insomma sarebbe fin troppo semplicistico, anche fin troppo facile dire che questa squadra è allo stato attuale più debole di quella che si è salvata all'ultima giornata nella scorsa stagione. Ma sono andati via tutti i bravissimi giocatori, tutti con una certa età, una certa esperienza, quindi Palermo ha fatto una scelta societaria di ringiovanire, di ridare in mano ad altre persone la possibilità di salvarsi. Il calcio è imprevedibile, quando si pensa di aver costruito una buona squadra si rischia di retrocedere, quando si pensa di costruire una squadra per salvarsi all'ultima giornata è capace che si gioca per l'Europa League. Dipende tanto dall'empatia che si crea dentro uno spogliatoio tra allenatore e giocatori, quindi non deve assolutamente spaventare che sono andati via grandissimi giocatori, perché penso che l'entusiasmo che stanno trasmettendo adesso possa essere quell'arma vincente per portarli alla salvezza.
Allora, ti leggo qualche messaggio a parte i nostri tifosi. Insomma, ovviamente il tuo gol alla Lazio, l'assist per Toni, il gol all'Inter a San Siro, ricordi indelebili nella mia mente, scrive Robert, e anche nella mia, aggiungo personalmente da giornalista. Ma insomma, le tue giocate sono talmente tante e dico tanta levatura anche dal punto di vista calcistico, che veramente ci vorrebbe una puntata intera, insomma, dal Lobo al Napoli, insomma, meglio ci fermiamo qui. Allora, grazie. Lamberto, lotta salvezza, perché è inutile prenderci in giro, il Palermo dovrà sudare la permanenza in categoria probabilmente fino all'ultima giornata. Noi facciamo fatica a creare un lotto di pericolanti in questo momento, perché Crotone e Pescara in quanto neopromosse, ok, poi ci mettiamo anche il Palermo, forse l'Empoli che sta incontrando qualche difficoltà, e poi aiutaci tu. È difficile, già. Sono pochine. No, cioè, ci sembrano pochine le squadre che rischiano in questo momento, no? Ma la stessa Atalanta, lo stesso adesso il Chievo lo metti sempre, dopo tutti gli anni si salva perché crea proprio quello. Adesso è partito molto bene, il campionato sarà molto lungo, ci può essere l'Udinese. È chiaro che stiamo parlando di grandi squadre con grande tradizione che difficilmente trovano sempre la risorsa, no? Per poi tirarsi fuori. Però io penso che il Palermo oggi debba avere la mentalità di una squadra che deve salvarsi, però deve pensare al proprio campionato, pensando a crescere come squadra, non pensando a quali possono essere inferiori a loro, perché non penso che sia quella la strada giusta, sperando che le altre perdano. I punti vanno fatti, quindi sicuramente il Palermo, i giocatori, l'allenatore, tutti saranno concentrati a migliorare loro stessi, che penso sia la strada migliore. Francesco Totti è un emblema del calcio italiano e mondiale, ieri ha compiuto 40 anni, molto amico anche di Luca Toni, un giocatore ovviamente con il quale tu hai davvero condiviso momenti straordinari e successi anche prestigiosi. Ecco, Totti non molla, continua. Te l'aspettavi invece il ritiro di Luca? Perché insomma sembrava ancora essere in condizione di fare grandi cose. Luca nell'ultimo periodo penso abbia ritrovato in Verona, nell'Hellas, quella società dove l'ha rifatto sentire giocatore. L'Hellas Verona è una piazza di calcio vera, la gente ha il tatuaggio dello stemma del Verona sul petto, è qualcosa di grosso. E evidentemente la retrocessione dell'anno scorso comunque ha segnato un po', quando arrivi a una certa carriera e succede una cosa del genere. Io sono convinto che se il Verona si fosse salvato, forse Luca avrebbe giocato ancora. Con la retrocessione e la grande delusione di tutto questo, visto che l'anno prima era stato il capocannoniere, ha deciso di smettere. Quindi io penso che anche l'andamento della squadra abbia inciso nella sua scelta. Ecco, a me viene da dire che farebbe ancora comodo a tantissime squadre, anche nella massima serie. Lamberto, che tipo di allenatore sei dal punto di vista della concezione tattica, della filosofia di gioco? Ecco, c'è un modello a cui ti ispiri? No, non mi è piaciuto, no? Anche perché è veramente difficile fare l'allenatore di calcio, quindi non mi piace dire. Io ho avuto grandi allenatori che tutti mi hanno insegnato qualcosa. Io ai ragazzi che alleno dico sempre che io sono solamente quello che cerca di portare a voi quello che hanno insegnato a me, quindi è difficile, non mi piace dare un'etichetta di un allenatore o no. Chiaramente mi è sempre piaciuto che la mia squadra provasse a giocare a calcio nel miglior modo possibile, mi è sempre piaciuto che insomma i giocatori offensivi abbiano avuto caratteristiche per far vincere la partita, che i difensori possano giocare a calcio, quindi tutto questo ho cercato di portare nelle squadre che allenavo, spesso non riuscendoci, qualche altra volta riuscendoci, e quindi mi sto rendendo conto che è tutto molto difficile, però è molto molto affascinante, quindi cercherò con tutte le mie forze di trovare il mio spazio per cercare di farlo all'allenatore. Il precedente De Zerbi ti fa, tra virgolette, guardare con ottimismo al futuro, perché ha fatto un doppio salto di categoria dalla Lega Pro col Foggia subito in Serie A con il Palermo e si è dimostrato pronto, quindi insomma perché a te non potrebbe anche accadere la stessa cosa? Ma sì, ma ci sono esempi davanti agli occhi un po' di tante cose, gente che ha fatto la gavetta e non arriva mai, e gente che dopo 2 anni in Lega Pro si ritrova in Serie A. Ognuno penso che abbia il proprio percorso, senza guardare il percorso degli altri, ognuno deve seguire se stesso, portare avanti le proprie idee, il proprio modo di essere, cercare di dare il massimo,
e poi con quel pizzico di fortuna che a volte serve, di trovarsi al posto giusto, il momento giusto. Allora Lamberto, le ultime due da parte dei nostri tifosi, poi ti lasciamo libero. La prima, Corini ha sempre sognato di sedere sulla panchina del Palermo, non c'è mai riuscito. Tu poc'anzi hai dribblato la domanda, è anche un tuo sogno professionale? Ma io a Palermo, ragazzi, ho vissuto 3 anni veramente stupendi, mi hanno fatto sentire un calciatore importantissimo, mi sono stati vicini nel momento più brutto della mia carriera, cioè la frattura della gamba, quindi io lì sono legatissimo. Poi adesso ho intrapreso questa carriera, stiamo parlando di una società di Serie A, come posso dirti, quindi io ci metto l'ambizione di allenare una squadra importante come il Palermo e il bellissimo esperienza che ho avuto in quei 3 anni a Palermo, quindi come posso dirti di non sognare di riavere un ruolo nel Palermo, impossibile. E poi si parla tantissimo di questo addio di Maurizio Zamparini, che potrebbe cedere il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie del club, si parla tantissimo di questa cordata cinese, c'è la tifoseria spaccata tra virgolette tra zampariniani e anti-zampariniani, ecco, cosa ti senti di dire ai tifosi del Palermo a questo proposito, in questo momento? Credi a un Zamparini che possa mollare da un momento all'altro? Io non lo so, ma io, guarda, lo dico perché io sono stato un giocatore di Zamparini e io ho vissuto momenti meravigliosi di quel Palermo e non posso pensare neanche un attimo di essere un anti-Zamparini. Io penso che Zamparini a Palermo in questi tanti anni abbia portato veramente giocatori veramente, veramente importanti che oggi calcano campionati di Champions League e sono tra i migliori del mondo, quindi... È chiaro che poi tutto passa, tutto può cambiare, però grandissimo rispetto per Zamparini perché penso che a Palermo abbia portato veramente il grande calcio. Sampdoria Palermo, per chi ti farai neanche te lo chiedo, oppure no. Te lo chiedo, me lo dici tu? No, non chiedo niente. No, ti ho risposto prima dicendo che esatto. La Samp è una grandissima società, sono stato sicuramente contento di esserci andato, anche se per pochi mesi, ma mi sono reso conto quanta tradizione c'è anche lì. Palermo, insomma, per me sono stati 3 anni indimenticabili, insomma, per tanti aspetti. Ho risposto prima. Che partita sarà, Lamberto? Il Palermo può giocarsela? No, ma il Palermo oggi, come ho detto prima, ha la convinzione di potersela giocare con tutti. Poi la Serie A, ragazzi, è un campionato veramente difficile, dove ci sono tante squadre competitive. Sampdoria viene da 4 sconfitte, non tutte meritate, quindi sicuramente non sarà facile, però... Io penso che oggi Palermo sia da tripla sempre perché ha le potenzialità e soprattutto la mentalità per poter andare a vincere sempre dappertutto.